occorre fare una valutazione un po' più ampia su quella che è l'attenzione che questa delibera rivolge alle famiglie non abbienti. E perché dico questo? Perché ovviamente si tratterebbe di dati sensibili, quindi non pubblicabili, però ovviamente noi ci concentriamo sul fatto che le famiglie non abbienti che attualmente occupano questi immobili debbano essere lasciati lì dentro. Ora, io invito tutti a ricordare innanzitutto che il Comune di Roma Capitale prevede una procedura per dare un alloggio alle persone meno abbienti, meno facoltose, che abbiano e che rispettino determinati requisiti. Procedura che peraltro vede, ahimè, queste graduatorie ERP crescere sempre più, perché purtroppo poi ci troviamo di fronte a fenomeni preoccupanti come quello dell'occupazione di alloggi, per cui spesso anche chi ha titolo e chi ha diritto si trova nell'impossibilità di poter accedere. Allora, qual è il punto di questa delibera? È che in effetti si viene a creare una situazione di disparità di trattamento tra le persone meno abbienti, che pure sono in lista ERP, e le persone meno abbienti che invece per qualche ragione sono riuscite a entrare in questi immobili che comunque occorre qualificare di pregio, quantomeno per la loro collocazione spaziale. E senza che poi sia dato modo di comprenderne la ragione, a che titolo e in che modo queste persone sono entrate e perché oggi queste persone, pur se meno abbienti, vengono garantite dalla vostra maggioranza, mentre altre famiglie, altri nuclei che magari si trovano esattamente nelle stesse condizioni, invece non possono, non vedono il favore di questa maggioranza, che pure è di sinistra, per la loro condizione. Quindi ci troviamo di fronte a un'evidente disparità di trattamento che contrasta nettamente con l'articolo 3 della Costituzione. Io questo ve lo vorrei ricordare, è fondamentale. Noi ci stiamo trovando a votare una delibera che crea uno status diverso e che istituisce uno status diverso, una tutela maggiore per delle persone che, per motivi a noi ignoti, sono stati inseriti all'interno di questi immobili, e persone che, trovandosi esattamente nello stesso stato, invece continuano a rimanere in lista nelle graduatorie ERP senza speranza di poter accedere negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. A questo punto, questo a mio avviso è un ulteriore motivo che dovrebbe indurre la Presidenza a sospendere quantomeno per 3 minuti la seduta, convocare i capigruppo e chiarire se effettivamente si possa continuare per votare una delibera così illegittima, direi persino costituzionalmente illegittima, Presidente. Le chiedo pertanto di riflettere bene e di sospendere un attimo per consentire a tutti un sereno confronto presso i suoi banchi. Tuttavia, Presidente, mi permetto di rilevare come spesso questa sorta di insubordinazione del pubblico sia determinata effettivamente da una grande preoccupazione che i cittadini sentono forte e percepiscono, perché questa maggioranza, da quando si è insediata, sta approvando delibere che molto spesso nulla hanno a che vedere con l'interesse dei cittadini stessi. E quindi io credo sia forse opportuno anche fermarsi un attimo e riflettere su quello che stiamo facendo, perché noi siamo qui, come ricordavo poc'anzi, a tutelare gli interessi dei cittadini, di tutti i cittadini, quelli che hanno votato il nostro gruppo, quindi il Movimento 5 Stelle, quelli che hanno votato il PD, ciascuno di noi deve rappresentare alla fine la comunità intera dei cittadini romani. E se i cittadini vengono in aula e protestano, come è capitato spesse volte in questi 18 mesi di consiliatura, noi non possiamo permetterci il lusso di richiamarli all'ordine e basta, ignorarli, perché vuol dire che forse stiamo andando in una direzione sbagliata, non stiamo tenendo in sufficiente considerazione quelli che sono i loro interessi, i loro bisogni.
E questo deve essere il faro della nostra azione. Noi dovremmo, in altri termini, fermarci sempre ad ascoltare quello che i cittadini ci dicono. Vi invito a riflettere perché l'indicazione di un livello reddituale al di sopra o al di sotto del quale riconoscere o non riconoscere determinati diritti è elemento di assoluta delicatezza che deve essere trattato e valutato in maniera molto ponderata. Questo proprio alla luce di una recentissima sentenza del TAR che sicuramente avrete avuto tutti modo di leggere e di apprezzare, che sostanzialmente sanziona il decreto con il quale era stato introdotto il nuovo modello, disciplinato il nuovo modello ISEE, e ne declara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui assoggettava a redditi e quindi considerava come facenti parte del reddito anche poste che nulla avevano di reddituale, quindi per esempio le indennità, le pensioni. E questo per dire che cosa? Questo per dire come spesso sulla foga del momento, sull'onda della necessità di provvedere, di emanare discipline e regolamenti, spesso ci si affretti a votare provvedimenti viziati da illegittimità costituzionale che debbono poi essere sottoposti al vaglio di un'autorità giudiziaria e che quindi li riconduce a una sostanziale direzione e di legalità. Ora, noi sono giorni che vi stiamo in qualche modo eccependo vizi di illegittimità, peraltro prima non mi piace autocitarmi, però in questo caso è necessario, prima ho rilevato l'esistenza di un'illegittimità costituzionale per la violazione dell'articolo 3 e quindi noi vi chiediamo di fermarci un attimo e riflettere, quantomeno limare quegli aspetti che debbono poi sicuramente saranno poi sottoposti al vaglio di un'autorità che ne dichiarerà l'illegittimità. Allora perché provvedere ex post se invece è possibile in qualche modo correggere il tiro ex ante?